Allora oggi lo chef Luigi, chef Luigi, chef Luigi, guardate bene, guardate qua, cosa fa? Prepara un pesto un po' particolare, fatto proprio col pestello, col mortaio. Ma che cosa c'è? Non c'è la solita, solito basilico, ma gli stridoli, cosa sono gli stridoli? Qui si chiamano strigoli o stridoli. Perché? Perché stridono a schiacciarli, ecco. Però in realtà il nome botanico è Silene vulgaris. Ora io li ho lavati, li ho raccolti mio vicino di casa e me l'ha dato sua moglie Giuseppina, si chiama Giuseppina come la mia mamma, quindi non posso sbagliarmi, Quindi io li ho lavati, adesso li asciugo con l'asciugapiatti. Allora, operazione semplice. Vi faccio vedere bene come sono fatti. La singola foglia è fatta, è una foglia lanceolata, si chiama, cioè a forma di lancia. A forma di lancia, ecco qua. Una foglia così, verde scura. Va bene, queste foglie sostituisco, si può fare un pesto, io ho già fatto pesti con vari bizzarri, con, diciamo, anche con le foglie di carote ho fatto il pesto, le foglie delle carote, con la borragine, con l'ortica, si può fare tanti tipi di pesto, non il solito pesto con basilico, che comunque rimane il più buono, certo, ma non si può mangiare sempre la ragosta, si può mangiare anche qualcos'altro. No? Dunque, asciugare bene e metterla nel mortaio. Questo mortaio è un po' piccolo, è un mortaio che viene da Milano, l'ho comprato 20 anni fa o più. Dove l'ho comprato? Via Leardo Leardo, un negozio di cinesi. Allora non c'era il virus, potevo andare tranquillamente. Va bene, allora cominciamo. La prima cosa non si mette questo, ed è l'aglio, l'ho già sbucciato per far prima, l'aglio. E ho messo le noci. Si può mettere, ho già tagliato le noci, si può mettere i pinoli, si può mettere mandorle, noci, quello che vuoi. Noci, io ho scelto noci. Allora, cominciamo a schiacciarle queste. In questa operazione potrebbe schizzare qualcosa, La prima parte si schiaccia. In seguito invece si mescola, diciamo, ecco, in seguito. Dunque, cosa importante? Cosa mettere? Mettere un po' di sale grosso. Perché il sale grosso? Perché questo aiuta a macinare. Sale grosso. Non troppo, perché già il formaggio dà già il sapore di sale. Ecco qua. Se vuoi avvicinarti per vedere cosa c'è dentro, puoi alzarlo. Cioè, io gli ho messo due spicchi d'aglio. Di solito mia moglie Alma non vuole l'aglio, ma perché ha paura che dopo, ma oggi non deve mica uscire a chiacchierare, quindi non deve né baciare né chiacchierare. Io invece ne uso molto. Ok, a questo punto questo è già abbastanza schiacciato, questo abbastanza schiacciato. Adesso passo a mettere dentro. Certo, questo pestello è piuttosto piccolo, bisogna farlo in più riprese. Non voglio tediarvi troppo perché questa operazione può durare anche 10 minuti, quarto d'ora, ma vi dico subito come farò. Immaginate che io pian piano li metto dentro, a quel punto dovrò fare questa operazione, cioè di mescolare, mescolare così,
siccome devo mettere tutti questi dentro, ci vuole tempo e pazienza. Allora, a un certo punto, l'unica cosa da aggiungere sarà l'olio extravergine d'oliva. Ed è pronto, il pesto è pronto. Ecco come si fa il pesto. E è la prima volta che faccio il pesto con gli strigoli, oppure diciamo con la Silene vulgaris. Ok? Se vi piace questo video, mettete like sul video. Buon appetito a tutti!